Salve, buonasera. Ok, ci siamo. Bene. Questa sera vi preparo dei bocconcini di pollo con lardellati con asparagi e pomodorini. Per cui abbiamo bisogno del petto di pollo. Eccolo qua. L'abbiamo fatto a striscioline così, molto sottili, così avremo una cottura molto rapida. Delle fettine di lardo, anch'esse molto sottili, degli asparagi, pomodorini, aglio e scalogno, un po' di prezzemolo, origano, l'abbiamo già messo sui pomodorini, degli stuzzicadenti. Mi sono un pochino avvantaggiata per accelerare i tempi e con i gambi degli asparagi ho preparato questa crema. Semplicemente mettendo a bollire i gambi degli asparagi con dell'acqua e un pochino di sale, e dopodiché li ho frullati. Poi l'olio lo prenderanno dal condimento dei nostri bocconcini. Bene? Ok. Per cui andiamo ad incominciare. Adesso ci prepariamo prima i nostri bocconcini con i nostri stuzzicadenti, in modo molto semplice. Quindi prendiamo il lardo, la nostra fettina di pollo e andiamo a fare questo lavoro con lo stuzzicadenti. Tutto qua. Cosa semplicissima, eh? Quindi ecco qua. Abbiamo preso il pezzettino di pollo e andiamo a fare in questo modo. Eccolo qui. E lo facciamo per tutti i nostri. Ecco fatto. Vedete? Una semplicità unica proprio, eh? Quindi non è una cosa complicata, si fa presto presto. È un modo anche diverso per cucinare il petto di pollo, non cucinarlo sempre alla solita maniera, in padella o panato. Diversifichiamo un pochino, adesso è il periodo di asparagi e di pomodori. Ciao Albert, buona serata. E quindi cerchiamo di fare anche dei piatti diversi, semplicemente. Anche un pochino più accattivanti. Diciamo, in cucina ci vuole, la cucina è fantasia, è creatività. Quindi, ecco fatto. Ci siamo. Abbiamo terminato di fare i nostri bocconcini. Adesso procediamo con la cottura. Allora, utilizzeremo. Ciao Angelo! Tu mi stuzzichi con vini in America, eh? Ok, prendiamo semplici padelline. Ciao Carlo, buona serata, qui è sera. Ok, abbiamo due padelle. Cominciamo con dare fuoco alle micce. Ecco qua. Le accendiamo tutte e due. Perfetto, e mettiamo un pochino di olio. I pomodorini li farò a parte perché quando andrò a sfumare con del vino, che succede? Noi vogliamo mantenere i nostri pomodori interi, quindi li andremo soltanto a saltare leggermente in padella. Per farli insaporire e dopodiché li metteremo per ultimo insieme ai nostri bocconcini. Quindi adesso ci mettiamo l'aglio e lo scalogno in tutte e due le nostre padelline. Ecco qua. Bene.
facciamo scaldare per bene. Ciao Carlo. Qui. Ci siamo, eh? Siamo già a buon punto. Mettiamo i nostri bocconcini di pollo, ecco, e li facciamo rosolare un pochino. Mettiamo insieme anche gli asparagi, hanno bisogno di un po' di cottura, li andiamo a saltare insieme al pollo. È pronta anche la nostra padellina per i pomodorini, che abbiamo messo già insaporito con un pochino di origano. E andiamo a mettere in padella. Ci mettiamo un pochino di sale. Facciamo rosolare un pochino. Andiamo a girare i nostri bocconcini. Eccoli qua. Il profumo dell'origano, metteremo poco sale sul pollo perché già la pancetta e il lardo pancettato, ecco, un po' di vino bianco, lo facciamo sfumare, saltiamo i nostri pomodori. Pochi minuti il nostro piatto sarà pronto, eh? Proprio pochi minuti. Già fatto il pollo molto sottile, quindi ci vorrà poco tempo. Appena un pochino di sale, ecco fatto, ecco qua, fino a che sono quasi pronti. Il tempo che si ritira si sfuma il vino. Facciamo rosolare un pochino e qua. Abbiamo già spento i nostri pomodori. hai ragione. Ecco qua. I nostri pomodorini sono pronti. Quindi stiamo qua. Ci siamo, Bello, potete aggiungere anche del curry o della curcuma se vi piace, anche per dare un po' di colore, però già così è un bel piatto ricco. Abbiamo messo la Vegas bisogna di me, hai ragione, non mi dispiacerebbe affatto. Ok, benissimo. Pochissimi, ciao Thomas. No, non sto citando Thomas. Ecco qua. Ecco fatto. Ci siamo, quasi pronti. Ciao Gamal, fa caldo? Era ora. Ci allunghiamo. Ecco qui.
aggiungiamo, sta terminando di sfumare, pochissimo, tra pochissimo potremo aggiungere i nostri pomodorini in ultima saltata e poi andremo a impiattare. Ecco. Eccoci, eccoci, ci siamo. Vedete, non richiede molta molta cottura, si fa in modo veloce. Andiamo a mettere i nostri pomodorini. Una saltata, saporisce tutto. Ok. Bene. Grazie. Ragazzi, il piatto è pronto. Eccolo qua, la nostra crema di asparagi già pronta. Questa è curcuma, quella che vedete intorno. Poi andiamo a mettere i nostri bocconcini e la nostra cremina. Ecco. I nostri asparagi. Ok, facciamo vedere anche i bocconcini, eccoli qua. A posto. Ragazzi, il piatto è bello e pronto e devo dire che si presenta anche abbastanza bene. Anche per questa sera abbiamo terminato e alla prossima ricettina, probabilmente anche domani, qualcosa di più fresco magari, così comincia a fare caldo, facciamo anche qualcosina di più fresco. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!